le nostre scelte parte dall'attitudine che noi ci poniamo. E visto che sei arrivata all'interiore, allora ti chiedo subito di dirci qualcosa, di trovarci qualche chicca dal secondo capitolo che... Tu scegli quelle che ti piacciono. Beh, come ti dicevo, quella del Bodhisattva fa impazzire veramente. Quello dovremmo farlo vedere perché raccontarlo. Però dopo lo raccontiamo in breve, esatto. E comunque parli di yoga, parli di respirazione, prima dicevi la circolarità, la prima cosa che è venuta in mente a me è proprio il fatto che siamo tutt'uno, no? E il cerchio racchiude anche questo nella sua simbologia, no? E quindi il fatto di compiere delle azioni proprio pensando che quello che faccio a me lo sto facendo anche agli altri ci dà una certa consapevolezza, insomma, sarebbe bello cominciare a considerarlo. E se no, appunto. Il quanto siamo interconnessi mi ha colpito nel profondo quando ero a un seminario di un medico, si chiama Deepak Chopra, è un medico indiano ed è il ponte tra la medicina indiana e la medicina occidentale. È un personaggio di una cultura, di un fascino immenso. Allora eravamo molte centinaia in una stanza e ci spiegò quanto scambiamo continuamente atomi di materia, cioè ogni volta che noi ispiriamo ed espiriamo pezzi di materia vera e propria, infinitesimamente piccoli, ma pezzi di materia entrano e escono dai nostri corpi. E a un certo punto lì a tempo era presidente George Bush, disse, siccome per via delle correnti, più o meno le materie fanno il giro del mondo in meno di un mese. Allora, cioè, per via delle correnti d'aria, ognuno di noi a un certo punto ispirerà, avrà dentro di sé, ospiterà nel proprio corpo anche una cellula che è appartenuta a George Bush. Allora questo mi rimase dentro. Ma mi diede un fortissimo senso di interconnessione. E effettivamente l'interconnessione viene oggi sperimentata in maniera affascinante nella fisica quantistica. Hanno fatto degli esperimenti straordinari, che anche quelli sono nati, e forse l'esponente più importante, quello che ha scoperto il genio specchio, è un italiano, Giacomo Rizzolatti, e questa scoperta avvenne in maniera molto curiosa, perché avevano una scimmia con tutti gli elettrodi attaccati e stavano facendo appunto una serie di esperimenti. A un certo punto si mettono in pausa e attraverso il vetro uno dei ricercatori mangiò un gelato e vide che le zone del cervello della scimmia si accesero allo stesso identico modo, cioè come se lui stesse mangiando il gelato. Per cui è lì che si approfondì il discorso dell'empatia. Cioè, noi riusciamo a vivere chimicamente, il nostro corpo produce delle reazioni simili, se non identiche, sia che noi l'esperienza la viviamo, sia che noi ne siamo testimoni in un qualche modo. Quindi l'empatia in positivo credo che sarà una delle chiavi, dei punti di svolta più importanti, perché mentre dal dolore tendiamo tutti a proteggerci in un qualche modo, l'empatia positiva è contagiosa e genera armonia, genera quel desiderio poi di collaborazione. Ma di studi così ce ne sono tantissimi. L'Italia eccelle nell'ambito del volontariato, siamo uno dei paesi col più alto tasso di volontari al mondo, ma la gente è molto più portata a dare che non a ricevere. Che a ricevere, e questa la dice lunga. Esatto. Per cui voi che siete una comunità straordinaria, sono sicura che queste cose le sperimentate. Poi quando ciò avviene in gruppi piccoli, anzi dovrei girarla in domanda a voi, perché so che dello scambio, diciamo, voi ne fate esperienza quotidiana. Vi riconoscete in questo? Cioè vi è più facile dare che ricevere? Certo. Ma
Mentre in ambito spirituale dicono che è fondamentale imparare a chiedere. Io questo l'ho vissuto sulla mia pelle, io a un certo punto ho vissuto un medioevo, perché vabbè, dopo anni, molti anni di cronache di spettacolo, a andare backstage con... ho intervistato chiunque in tutti i nostri miti, ho avuto la fortuna, essendo bilingue, mi sono trovata al posto giusto, al momento giusto. Per cui però a un certo punto veramente ho anche vissuto un punto di svolta, nel senso che io ero a Mediaset e quando Berlusconi è entrato in politica è cambiata completamente la qualità dell'informazione, cioè a un certo punto invece che raccontare i talenti e le virtù delle persone che incontravo dovevo occuparmi di gossip. Io proprio il gossip ma proprio non me ne importa niente. Poi a un certo punto mi sono sfilata, poi sono rientrata in questa fase più spirituale. Però devo dire che mi sono sfilata con grande spontaneità e poi il mio ego ha avuto qualche contraccolpo, quindi quando poi mi sono trovata a lavorare da casa, non avevo il mondo che veniva a me, ma dovevo andare io al mondo, come sempre sovente succede in questi momenti, mi sono ammalata, mi sono rotta il ginocchio, cioè me ne è successa di ogni. Ed ero convinta che tutti sapessero che io non stavo bene e mi offendevo se uno non mi veniva a coccolare, se uno non mi riempiva di attenzioni. Ed è lì che una mia cara amica, per un certo punto dopo mesi di muso, le dissi: ma insomma, tu dove sei finita? Come dove sei finita? Sto facendo la mia vita, tu cosa stai facendo? Ma anch'io sto facendo la mia vita, ma io sto male. E tu mi hai mai chiesto qualcosa? Mi ha risposto. E ho capito l'importanza di chiedere, perché sennò diventa un atto profondamente egoistico di dire: io mi aspetto che il mondo intero sappia che io non sto bene, ma perché io sono il centro del mondo. Quindi questo perché lo dico, perché poi alla fine, ecco, vi faccio per tornare in tema, perché poi qui si inizia. Noi abbiamo il dramma, dico noi a Milano, ma forse anche voi, delle cicche di sigarette a terra. Io tra l'altro ce l'abbiamo, ma piuttosto me la ingoio, ma io non riesco a lasciarla sul marciapiede. Ed è un dramma e non so bene come risolvere questo dramma. Un giorno stavo legando la bicicletta a un palo, c'era un signore che fumava ed eravamo occhio nell'occhio, e proprio mentre io stavo sfilando la chiave dalla cosa la butta a terra. A quel punto io avrei potuto insultarlo, aggredirlo, potevo fare qualunque cosa, ma l'ho guardato, ho inclinato la testa e gli ho detto: ma perché? Quello l'ha totalmente spiazzato, ma proprio si aspettava qualunque cosa. E su quello ha fatto il gesto di aprire la portiera, gli ho detto: no, non si preoccupi, perché ce l'avevo qua, lui avrebbe dovuto uscire dalla macchina. Io l'ho presa e io l'ho buttata nel portacenere. Ora io voglio sperare che quel signore non abbia mai più fatto questo gesto, io voglio sperare che insegni. Quindi ogni tanto il chiedere o l'usare modalità, fare un po' scacco a quelle che sono le classiche modalità di questa cultura impersonale che viviamo, laddove però invece siamo una cosa sola, può essere, e anzi, di nuovo, cioè probabilmente sto dicendovi cose che voi fate tutti i giorni, per cui, però ecco, se... è sempre bene ripetere. Esatto. Sono io che dovrei chiedere, dovremmo chiedere a loro, a voi, com'è questa vostra esperienza di vita. Io chiedo Scusa, a te. A me. Allora, il Comune di Sant'Orso ci ospita per... abbiamo praticamente il mercatino del baratto permanente. Da occasioni che creavamo saltuariamente siamo riusciti ad avere proprio una postazione fissa e un po' alla volta, insomma, cerchiamo di abituare le persone a non buttare via niente, ma proprio a portarla e a scambiarla con le altre persone. Che, come dicevi tu, anche lì, cioè, si può ritrovare la filosofia del mondo, perché si conoscono le persone anche in queste cose qua, si riconoscono le modalità delle persone, perché non è per giudicare assolutamente. E quindi c'è la persona che appunto viene lì solo per dare e scappa via anche abbastanza in fretta, c'è la persona che viene lì per fare due chiacchiere, si guarda intorno, ma
non partecipa, non dà, non riceve, però già mettersi parte comunque di quello che può essere la socialità del momento è una gran cosa. E c'è chi invece veramente l'ha fatto diventare un'alternativa all'economia economica, ma anche insomma per tutto quello che può rappresentare anche a livello umano soprattutto. E dà delle soddisfazioni grandissime, e a volte magari ci amareggiamo perché non sempre le persone sono rispettose, abbiamo degli up and down, però è una cosa bellissima. Come dicevi tu, l'entusiasmo è contagioso, perché veramente da cosa nasce cosa, e siamo riusciti insomma a coinvolgere abbastanza persone ed è proprio bello. E dopo, nello stesso tempo, lanciare appunto, come dicevi tu, cioè siamo convinti che è proprio il prendersi la responsabilità, no, nella vita, la cosa importante, è quello che ci manca adesso, no? Perché stiamo un po' delegando un po' tutto agli altri, la medicina, cioè ci curano gli altri, ci vestono gli altri, ci fanno da mangiare, ci preparano i cibi gli altri, noi dobbiamo soltanto prenderli. E abbiamo perso un po' il rapporto con quelli che sono non solo i cicli della natura, che è una frase ormai iperutilizzata, però sono le cose che ci servono, come sono le cose ancestrali che dovremmo fare noi. E forse l'insoddisfazione che abbiamo di fondo viene proprio dal fatto che non andiamo ad appagarle, non andiamo a farle. E la vera, secondo me, espressione della persona viene proprio nel fare questo, nel dedicarsi a se stesso e scambiando l'eccesso con gli altri, insomma. Ma c'è un capitolo dedicato alla spersonalizzazione delle cose fatte in serie, perché effettivamente una casa assomiglia un'altra ovunque tu vai. E invece ogni luogo, soprattutto poi in un paese ricco come il nostro, ricco di culture, di tradizioni, di stili, ogni luogo ha le sue caratteristiche, i suoi perché. Quindi adesso c'è un sito divertente di giovani ragazzi che reinterpretano i mobili dell'IKEA. E ci mettono parecchia fantasia, devo dire, allora, li smontano, li rimontano, li dipingono, aggiungono un pezzo, ne tagliano via un altro, ma ecco, Franco Giordana, che è un personaggio che racconto, è una meraviglia sentirlo parlare, perché attraverso la qualità ripetitiva del suo gesto, lui ne ha fatto una forma quasi di meditazione, cioè in prendere tempo per magari raccogliere della legna, scoprirne, no, le venature, i colori, immaginare che vita si è mossa attorno a questo legno e poi con questo tipo di sensibilità trasformarlo in qualche cosa, gli ha aperto un mondo, ha iniziato ad esempio a praticare il Tai Chi. Una cosa l'ha collegata all'altra, Tai Chi poi è una disciplina meravigliosa che veramente ci connette all'energia, l'energia libera, di cui sicuramente molti di voi sono a conoscenza, ma le soluzioni ai problemi energetici del mondo ci sono già tutte. E ahimè parecchie persone sono morte da Tesla in poi proprio perché hanno capito come catturare l'energia libera. Il Tai Chi è una disciplina che semplicemente ti connette, ti aiuta a nutrirti di quell'energia straordinaria nella quale siamo immersi. E quindi non c'è poi, se laddove c'è un intento, c'è un desiderio di vivere in armonia con la natura viva, che poi è la stessa, è in primis la nostra natura, ed è quella più complessa, ma che poi è anche la natura degli elementi di cui noi ci nutriamo. Ecco, quando uno ne fa pratica quotidiana, sembra un assurdo che l'umanità nel suo complesso si sia stupidita al punto tale da non capire che ciò che inquina poi gli torna indietro. Quindi potersi prendere il lusso di fare una passeggiata nelle vostre montagne, di saper riconoscere il canto di un uccello, di
saper seguire le orme di un animale, insomma sono tesori, perché molti bambini oggi, sicuramente non nelle vostre case, ma nelle grandi città, non sanno più se un pollo ha due o quattro zampe, pensa che magari abbia sei ali, perché siccome poi vai al supermercato e compri confezionati. Sì, ma io non sto scherzando. Cioè, queste sono realtà di oggi, sono realtà agghiaccianti, ma sono realtà di oggi. Bambini che non sanno il latte come possa essere stato prodotto dalla mucca, cioè non conoscono quelle banali leggi della natura. Quindi c'è un altro capitolo che parla dell'importanza della comunicazione intergenerazionale, cioè invita oggi una generazione che custode di una memoria che, se noi non catturiamo in un qualche modo, verrà completamente perduta. E quindi cosa può essere il controcambio per loro? Di far scoprire le meraviglie delle tecnologie, di parlare loro di esponenzialità, di far vedere il paesino su Google Earth, di condividere il funzionamento e lo sviluppo che avranno in futuro le cose che loro hanno visto nascere. E che ci porterà nel 2030, ad esempio, ad un mondo molto automatizzato, cioè milioni di posti di lavoro non avranno più motivo di esistere. Cioè, le metropolitane, prendiamo l'esempio delle metropolitane, perché l'altro giorno ero in una metropolitana automatica. Allora, moltiplichiamo per n.000 i vagoni delle metropolitane che girano ogni istante nel mondo. Cioè, ormai la tecnologia c'è, per cui se non è un anno, 5, 10, 15 anni, non avrà più senso avere un conducente, ma questo sta avvenendo anche per le automobili. I test che stanno facendo sulle automobili che sono robotizzate sono straordinariamente convincenti. Non saremo più assicurati quando guidiamo la nostra macchina, perché la casistica di incidenti crolla quando alla guida ci sta un computer invece che un essere umano. Quindi togli anche quello, togli il fatto che... Quindi a un certo punto bisognerà per forza ripensare i sistemi economici. C'è un americano estremamente interessante che si chiama Marshall Brain, che propone dei sistemi alternativi, quali ad esempio fare delle banconote piccole dei veicoli di pubblicità, fare sì che siano i governi locali, ma medi, a un certo punto anche nazionali, a distribuire le ricchezze, perché verrà meno per forza quell'equazione vivo lavoro guadagno. Quindi a che punto siamo? Siamo al punto di dover assolutamente riconnetterci a ciò che ci appassiona, cosa che voi fate, perché da dove uno torna a vivere la semplicità e a scoprire la gioia della semplicità, a ricordarsi che cosa vuol dire il sapore del pane genuino. Io faccio il pane in casa con la pasta madre, si è impiegato un anno a farla mangiare ai bambini perché la trovano acida. Però adesso sono convinti. Ma il piacere di impastare, cioè, è un piacere che chi ha lavato i panni a mano, forse su lavare i panni a mano, quella è l'unica cosa che forse non torneremo a fare a mano, perché credo che le lenzuola, no, veramente, sì, cioè, pensate i calli, le piaghe alle mani che venivano ai nostri nonni che si lavavano le lenzuola. Non sarebbe neanche giusto, però. Non sarebbe giusto, però invece è giusto nutrirsi di cereali macinati al momento che contengono 10 volte le vitamine di quelle che invece che vengono. Non più che altro. Sì, che appunto. Vengono perse. Il pane del giorno dopo non deve essere duro come il tavolo. Il pane è duro una settimana. Quindi ci sono alcune quando si dice, so che voi avete incontrato anche la Touche, c'è molta discussione sul... Cioè, io credo che dobbiamo pensare ad un'economia della sufficienza.
C'è chi dice, ma stiamo parlando di un ritorno al passato. No, stiamo parlando di una dimensione umana dove le nostre mani, che sono quelle che ci connettono al nostro punto di svolta, quando da scimmie siamo diventati esseri umani, tornino ad avere un ruolo che non sia solo quello di tasteggiare su un computer o di tenere in mano qualche cosa che fa le cose per noi. Anche perché sono straordinariamente interessanti gli studi su quello che la manualità fa al cervello. Cioè, ci sono delle zone intere del nostro cervello che rischiano di assopirsi completamente, ci sono delle altre zone del nostro cervello che stanno morfando per via degli stimoli iperrapidi. Cioè, chi ha bambini o nipoti, guardi come si muovono gli occhi di un bambino di fronte ad un'immagine che è in rapida sequenza. Ora stanno facendo degli studi su come sta cambiando il cervello rettile, che è il nostro cervello arcaico. Non siamo mai stati come ora immersi in campi elettromagnetici, per cui sacrosante le camminate in montagna, perché ormai i telefoni mobili che vanno col 4G è una scarica di onde elettromagnetiche che è come mettere la testa nel microonde, mica tanto diverso. Quindi non è che dobbiamo spaventarci, però dobbiamo essere realistici e dobbiamo con questo coltivare quella che è veramente la nostra dimensione più umile, perché viviamo in un'era di esponenzialità che non si può più fermare. E quindi andrà controbilanciata con una capacità di ricordarci chi siamo e come siamo fatti. Che siamo qua, sta per strada. Ma che non, no, perché sennò non sareste qua, non stareste nella maggior parte, insomma, nella maggior parte delle scelte, quantomeno politiche, a carattere molto più. Ma i metasistemi sono. Economici. I metasistemi sono quelli che resistono di più, purtroppo, perché le rendite di posizione sono quelle che frenano l'evoluzione dell'umanità. Ma difatti io ti trovo estremamente entusiasta in quello che dici, in quello che scrivi, nel senso che sostieni che sì, una goccia non può far niente, però tante gocce possono, comunque insomma, insieme si può fare, no? E ti trovo decisamente positiva. Però quando io comincio a pensare, che ne so, multinazionali, così che veramente tirano gli spaghi di quello che è, che fanno girare il mondo, al di là di quello che piace a me, che comunque provo a essere il più coerente possibile con un certo stile di vita, non sempre ce la faccio ad avere questa positività. Ma io devo dire che la positività neanche io ce l'ho tutti i giorni, ed è lì che io ho dei piccoli riti che per me sono sacrosanti. Uno è la respirazione, cioè cambia la chimica del cervello quando si respira, quindi quella tecnica di respirazione che era molto, che si chiama Sudarshan Kriya, e che ha avuto dei risultati straordinari sui depressi, e che è diventata, attorno a questa tecnica si è costruita una delle più grandi associazioni di volontariato al mondo, e vanno nei luoghi dove sono avvenuti, dove ci sono state delle stragi di qualche tipo, a fare quello che poi è il primo soccorso, la gestione proprio del trauma. E quindi ci dimentichiamo, poi la paura blocca il respiro, infatti molti problemi che uno ha alla schiena piuttosto che alla pelle nascono proprio dal fatto che il nostro diaframma non si muove abbastanza. Quindi io non sempre sono così ottimista, anche se lo sono di natura, perché nel metamondo vediamo degli orrori, però devo dire che ogni giorno scopro delle cose meravigliose. C'è un ambientalista americano che si chiama Paul Hawken, che ha scritto un libro che è uscito anche in italiano, in inglese si chiama Blessed Unrest, che tradotto significa sacro fomento, non so come è stato tradotto. È un libro in realtà anche, cioè non risponde alla sua introduzione, poi lo sviluppo è abbastanza deprimente, ma nell'introduzione lui parla della più grande associazione
nella storia del mondo, che è fatta di milioni e milioni di persone che ogni giorno fanno qualche cosa per la sostenibilità, che poi è tutto, la sostenibilità è sociale, è ambientale, è economica, vuol dire semplicemente restituire alla propria comunità o rigenerare in un qualche modo. E ha iniziato a creare un database, perché alla fine di conferenza... Ah, quello delle... che scorre nel video giornate e giornate, esatto, di noi. Esatto, è lui, è lui. E a un certo punto si è reso conto che dopo anni e anni di conferenze, dopo la conferenza aveva sempre alcune persone che dicevano: ma io vorrei tanto dare il mio biglietto, io faccio questo. Si è reso conto che di persone che sono in risonanza con quello che stiamo dicendo ce n'è tantissima. Quindi il cambiamento sta avvenendo dal basso, ma sta veramente avvenendo. Sono stata, andrà in onda credo sabato a Striscia, un pezzo che abbiamo fatto in una piccola comunità, località Monestevole, vicino a Umbertide, in provincia di Perugia, dove si è insediata un'organizzazione che nasce in Inghilterra, che si chiama Tribe Wanted, che trasforma luoghi, o trasforma, aiuta, diciamo porta manodopera, conoscenza, tecnologie, in luoghi che poi nel giro di 2 anni diventano mete di ecoturismo. Non ve lo racconto tutto perché sennò magari vi divertite di più a vederlo, però nasce da un inglese che 5 anni fa ha mandato un'email dicendo: tribe wanted significa alla doppia accezione, perché wanted è ricercato, ma vuol dire anche sto cercando. Sto cercando una tribù di persone che vogliano andare, non aveva neanche ancora identificato il luogo, ma in un luogo bello del mondo che ha bisogno di essere sostenuto, un luogo che ha bisogno di essere valorizzato, affinché poi in primis i cittadini, per il loro bene, ma poi anche per il bene di chi vorrà visitarli, possono diventare autosufficienti, possono diventare sostenibili. Nel giro di una settimana ha avuto 5.000 adesioni. Hanno scelto la prima meta alle Figi, in una spiaggia, dove hanno aiutato la comunità locale appunto ad autoprodursi cibo, a depurare l'acqua, a diventare autonoma dal punto di vista energetico. Sono stati lì 2 anni e adesso questo posto è frequentabile da chiunque voglia andarci per dei prezzi assolutamente sostenibilissimi, ma soprattutto questa comunità di persone lì vive, cioè ha cambiato completamente vita, è venuto a contatto con una conoscenza che forse non avrebbe mai avuto. Poi sono andati in Sierra Leone e adesso sono approdati in questo piccolo borgo del XV secolo, che è una delle infinite perle che abbiamo nel nostro paese, per cui adesso tra l'altro loro stanno ricevendo tantissime richieste. C'è un'organizzazione finanziata dall'Unione Europea che sta trovando il modo di rendere scalabile questo progetto, ma questo e tantissimi altri di progetti così nel mondo. Ce n'è veramente tanti, di persone che di donne che autoproducono, che hanno, cioè quante di voi conoscono persone che sanno sferruzzare piuttosto che cucire, piuttosto che ricamare, piuttosto che... Probabilmente se ci pensate per gradi di separazione arriverete, se faceste una lista, probabilmente arrivate velocemente a, non so, 50 persone, probabilmente ci arrivate facilmente. Anche di più. Anche di più, 100, benissimo. Allora, pensate di organizzarle in rete in un qualche modo, no? Di creare un'organizzazione che magari per il beneficio dei locali, ma perché no? Anche per, pensate ai turisti, pensate alla gente che viene dagli Stati Uniti che conosce solo cose fatte in serie, che piacere potrebbero avere di portarsi via qualche cosa che nelle trame ha un pezzo di storia. C'è un'organizzazione che si chiama Global Mamas, che in Kenya è partita così,
sono donne che hanno una capacità straordinaria di manifattura, che sanno, no, infilare le perline, fanno, ricamano, fanno delle borse meravigliose, un'organizzazione che poi oggi è vista nel mondo perché c'è una distribuzione per queste cose. Poi certo che c'è il punto di svolta, perché non è che puoi andare a spedire cose da un capo all'altro, però ecco, ogni poi sta nell'intelligenza di chi produce di dare dei confini, di dire vabbè, io non vado oltre 50 km perché sennò il principio che ha generato tutto questo diventa insostenibile. Infatti questa sarà una delle grandissime sfide, di capire la somma delle tante piccole produzioni che punto di svolta ha, e questo è uno dei difetti purtroppo, per dire, di slow food. Slow food, creando questi presidi, ha portato all'attenzione di un vasto pubblico prodotti che però, se ne fai 100 sono sostenibili, se ne fai 500 non lo sono più. E lì purtroppo manca l'educazione ai contadini, mentre c'è l'università che educa i giovani, che è una cosa sacrosanta, nessuno sta educando i contadini. Quindi purtroppo alcuni stanno adottando delle pratiche insostenibili per abbracciare la domanda di richiesta che viene loro fatta. Quindi è qui che in questa crescita dobbiamo essere molto attenti e intelligenti. Ma infatti si posso? Sì, sì, assolutamente, anzi fammi stare Una parola che piace tanto al comune di Sant'Orso, che non ho mai sentito pronunciare così tanto in giro, è proprio la parola gratuità, che, ed è quello che facciamo noi in pratica, perché è vero, cioè possiamo vendere, possiamo fare qualsiasi cosa nella vita, e quando mi dicevi di tirare, sì, io le conosco 50 persone, però non sforzerebbero mai per niente, cioè la mia mente pensava quelli vorrebbero un riscontro economico per fare un manufatto sicuramente. E invece noi puntiamo molto di più cioè il cambiamento secondo noi sarà molto di più incentrato nello scambio umano, o almeno crediamo in questo e cerchiamo di renderlo più concreto possibile, perché il valore è una cosa troppo soggettiva e i soldi gliel'hanno tolto tutto, e quindi al di là di cioè bisognerebbe tirare via questa parolina, secondo me, forse. Ma questo è meglio. Assolutamente sono d'accordo. Però facciamo un esempio: volete finanziare un impianto di compostaggio pubblico, che adesso tra l'altro iniziano a essere introdotti in diversi comuni. Cioè la parte umida costituisce, come sapete, il maggior peso dei nostri rifiuti. Quindi il compostaggio domestico sta prendendo piede, però non tutti hanno il tipo di strutture di abitazione che giustifica un compostaggio domestico. Sono impianti che costano, i comuni sono sempre più... Adesso sto andando a ruota libera, ma ci sono alcune attività o alcuni progetti che hanno comunque ancora bisogno. Anche se usciremo da questo, hai perfettamente ragione, arriveremo per forza ad un'economia di scambio, perché la crisi sicuramente non aumenta la liquidità, i lavori stanno gradualmente diminuendo, andiamo verso un'esponenziale diminuzione di una richiesta di forza lavoro, per cui dico solo che se è giustificato da qualche cosa che può fare il bene della comunità, nel caso delle Global Mamas è una necessità certo, nostra, però la gratuità è in assoluto la più bella, la gratuità è l'altra faccia della medaglia della gratitudine, per cui sono decisamente le modalità che emergono da tempi di crisi come questo, e sono, esprimono, portano l'essere umano a esprimere assolutamente la sua parte, la parte migliore, più bella. Esatto, veramente. E adesso, secondo me, dopo aver divagato, diamo qualche esempio concreto, magari, rispetto agli esperti, magari si aspettavano
esempi concreti ce n'è un'infinità. Rimaniamo ad esempio un attimo sui rifiuti, cioè la politica o la pratica del rifiuto che zero è possibile. È possibile compostando, è possibile evitando l'usa e getta in ogni modo possibile, anche perché purtroppo si stanno creando continenti di spazzatura, facendo lo sforzo di non comprare, ma facendolo fino in fondo, appunto, evitando dall'accendino ai piatti e ai bicchieri, agli abiti low cost, perché merita veramente di avere una cosa di qualità contro tre che non lo sono, e divertendosi poi, visto che è una pratica che già avete, di cui fate buon uso, scambiandosi i vestiti, reinterpretandoli, facendo una decorazione, una cucitura, ma questo vale anche per i mobili, reinterpretando un oggetto, affidandolo anche alla fantasia dei bambini. Io a un certo punto ho chiesto ai miei due figli piccoli di ridipingere con le mani una stanza. È venuta fuori una meraviglia, è una follia, è una meraviglia, perché a parte che ha il carattere di quel momento, che con un rullo e un colore piatto non otterrai mai. Riutilizzare tutto è riutilizzabile, dalla carta. Parlavamo prima dei libri, ad esempio. Ahimè, viviamo in un'epoca dove sul mercato vengono riversate delle quantità talmente immani di cose che, insomma, non lo so, chi può raggiungere qualche associazione e fare sì che anche solo le proprie librerie di zona non restituiscano, ma si ridistribuiscano in un qualche modo. Ci sono, io ad esempio, libri che non uso, che non leggo più o che riesco a recuperare in qualche modo, li porto in carcere. C'è un carcere di Bollate che è ben felice di avere i libri. In rete troverete molte associazioni, lì poi bisogna farli viaggiare, però. No, ma ci sono delle associazioni dei piccoli paesi che hanno fame di libri, che vorrebbero farsi una piccola biblioteca. Li abbiamo dati tramite un aggancio che io scambio per quello. E poi, non so, suggerire, ultimamente ho suggerito al mio ottico, mi sono resa conto della follia del fatto che gli occhiali da vista, quando uno li va a comprare, contengono una lente. Quella lente è ben 25 anni che non serve più per la dima, la misura della lente, perché si usa un pantigrafo elettronico. Cioè, una volta la lente serviva all'ottico, perché da quello tagliava sotto la lente. Invece non serve, non assolve più quella funzione veramente da tantissimo tempo. Quindi ho moltiplicato, tanto ho chiesto, provate a chiedere anche voi al vostro ottico che cosa fa delle lenti che butta via. Il mio mi ha risposto che la mette nel contenitore della plastica, la legge Ronchi fa sì che nel contenitore della plastica possano solo andare gli imballaggi, la lente non è un imballaggio. Quindi scoprirete che li butta via. Allora, o vi viene un colpo di genio e pensate a come riutilizzarle. E quindi reagiate e poi rispettivi. Esatto, per questo già anche i CD, io i CD li ho dati a un mio amico che fa il contadino, che li usa per allontanare gli uccelli. Però ecco, dal momento che uno inizia a osservare la realtà con questi occhi, si rende conto che i rifiuti non sono solo quelli banali della nostra casa. Noi siamo responsabili, chi di noi usa gli occhiali è responsabile per un tot di lenti che vengono buttate via. Certo che non è responsabilità nostra, però i nostri occhiali a un certo punto hanno avuto dentro due pezzi di plastica che non servono più. Quindi magari c'è un artista che li fonde, piuttosto che, mi viene in mente, c'è un artista che si chiama Jacopo Foggini, ad esempio, che fa delle lampade molto belle,
e le fa fondendo il metacrilato dei fanali delle macchine. Per cui ci sono dei riutilizzi possibili. Quindi di esempi così, diciamo, ce n'è un'infinità, l'unico limite è poi la nostra fantasia. Anche se la priorità sarebbe proprio non mettere in moto processi che richiedessero... Sì, però lì non puoi, cioè che dici, non usare gli occhiali perché... No, infatti non rispetto gli occhiali, però su molte cose voglio dire, no, se guardi su internet le bottiglie di plastica vengono utilizzate in 100.000 maniere, però non trovo che sia quello il modo di andarne fuori, di farmi la tendina con la bottiglia, facciamo a meno di comprare l'acqua. Sono d'accordo con te, mentre l'acqua in bottiglia non la compriamo, gli occhiali, certo. Ma infatti io sono andata dal mio ottico e gli ho chiesto per favore di contattare i suoi principali fornitori. Adesso sono diventata sotto un mentone perché sono ancora razionata ieri e ho detto scusi ma ha per caso chiamato. Però ecco, certo che lo stesso vale per il pane, se tutti noi andassimo dal nostro panettiere di quartiere e gli dicessimo, gli suggerissimo, perché noi abbiamo ancora la fortuna di avere dei negozi che sono a carattere locale, in media quanti clienti tornano tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no, probabilmente l'80%. Hanno una media di quanto pane comprano. Se ognuno avesse la buona abitudine di dire al panettiere domani due panini, come si faceva 50 anni fa, perché... Però si riprendessero queste abitudini, eviterebbero di produrre molto più del necessario. Adesso finalmente c'è una panetteria che dalle 5:30 a Milano, ce n'è una adesso probabilmente una taglia, alle 5:30 il pane lo vende a metà prezzo. Che è già una buona cosa, però l'ideale sarebbe di sensibilizzare tutti i negozianti locali. Se ne parlava prima per quanto riguarda la qualità del libraio. Una volta si andava in libreria e si dialogava, no? Con il proprio libraio e si diceva bene, allora che meraviglia, io ho letto, mi è piaciuto tantissimo questo libro, cosa mi consigli? Ora, intanto è importante mantenere questo rapporto per quello che riguarda no, il nutrimento per la nostra mente, ma vale anche per i fiori. Se uno va a comprare un mazzo di fiori, è giusto che si educhi sulla stagionalità di quel fiore, perché anche i fiori hanno una stagione, anche i pesci hanno una stagione, non sono solo la frutta e la verdura ad avere una stagione. Per cui la fonte migliore di conoscenza in genere è il venditore stesso. Se risponde non lo so qual è il fiore di stagione, è un buon motivo per non tornarci mai più. Ma con buona probabilità lo sa. E quindi chi lo sa, chi ha questo tipo di conoscenza fa bene alla sua comunità a distribuirlo, ma chi non ce l'ha, l'acquisisca dal suo venditore, perché poi è anche un modo per scambiare conoscenza, per valorizzare quello che conosce. Quindi questo vale per veramente per tante cose che noi usiamo, no? Di capirne la provenienza, vale anche per le etichette dei prodotti che compriamo, imparare a leggere l'etichetta di un detersivo è molto educativo, non è divertentissimo, però è molto educativo. E ci vogliono gli occhiali. Ora lente di ingrandimento, però tutti ce l'abbiamo, nel cassetto di un nonno la lente di ingrandimento si trova. Mi fate consigli? Senti, ti consigli di andare a fare la spesa con la lente di ingrandimento e la lista della spesa per nonna? Sì, la lista della spesa è un'altra cosa fondamentale, perché effettivamente tendiamo a essere tentati inutilmente, mentre se hai la lista vuol dire che hai pensato a che cosa far da mangiare, e se hai pensato a cosa far da mangiare sai di che ingredienti hai bisogno. Quello ti serve. Esatto. Poi per carità dobbiamo sfogare anche i piaceri e lasciarci tentare. Però 9 volte su 10, ma idem anche per i sacchetti, adesso è passata la legge in Italia, io sono scioccata da quanta gente usa lo stesso i sacchetti di plastica. Ma sono biodegradabili? Cosa vuoi che sia? Ma no, funziona così. Sì, ma a parte che molti sono fatti col mais che comunque entra nella catena alimentare, quindi è una follia totale.
Quindi insomma è questione di come dire, di appassionarsi, ma ripeto, voi queste cose le fate già tutte, dunque. Ma no. Chiediamo un contributo. Assolutamente, condividete le vostre storie o fate domande. Io volevo dire che qua a Sant'Orso c'è poco riciclaggio perché c'è l'inceneritore troppo comodo. Allora, il discorso dell'inceneritore, fa il pezzo che va in onda non questo sabato ma quello dopo, tocca la complicatissima questione della Tares e il bisogno che c'è di un coordinamento nazionale. So, pensate che, non so se avete visto Crozza venerdì scorso, ma a Oslo non hanno abbastanza rifiuti da bruciare. Perché il waste to energy purtroppo è ancora considerata la prassi da seguire in alcuni paesi. Altri paesi stanno chiudendo gli inceneritori, quindi crea una contraddizione enorme, perché se applichi una politica della riduzione dei rifiuti Le stanno aumentando. Per forza. Qua le stanno aumentando. Sì, ma bastava già 20 anni fa una parte, adesso le hanno doppiato e adesso stanno doppiando ancora. Stanno aumentando la dimensione dell'impianto. Sì, le immondizie diminuiscono e aumenta l'impianto, non si capisce perché. È un problema loro. Mettiamola così, mentre il discorso dell'inquinamento, cioè quelli di nuova generazione sono abbastanza, non è tanto un problema dell'aria quanto i residui, la cenere sì, che resta. Tutto quello che resta. Ma è un problema loro, cioè a un certo punto andranno in negativo per forza. Ma è un problema nostro perché respiriamo quell'aria lì. Ma il problema dell'aria, lì purtroppo c'è una misconcezione, il problema dell'aria è l'ultimo dei problemi. Per chi brucia? Ma anche per, cioè, se l'impianto è nuovo, stiamo parlando di un impianto abbastanza nuovo. No, 30 anni fa. 30 anni fa. In linea di abbattimento sono state rifatte recentemente. Le linee di abbattimento fumi sono tutte nuove. Sì. Sì, ma sono relative. Sì, ma ripeto, non è che l'aria che lei respira, cioè l'aria che respiro io a Milano le garantisco che è peggio di quella. Non lo so. Sì. Perché fa tutto Sì, ma non si preoccupi della qualità dell'aria che sta respirando. È un problema loro, perché chi spende, loro, poi anche di noi contribuenti, per carità, ma è una situazione tipica, soprattutto tipica italiana. Noi ci diamo una carezza con una mano e una sberla con l'altra. Sì. Abbiamo una legge sulla gestione dei rifiuti che fa sì che i consorzi siano finanziati dai produttori dei materiali stessi. Che vuol dire che la politica della riduzione che ci chiede l'Unione Europea a un certo punto trova un ostacolo. Quindi non è che però noi di questo ci dobbiamo torturare, cioè dobbiamo nel nostro piccolo perseverare con quello che riteniamo giusto. Io non dico che non serva la lotta, dico che però quando uno entra in quella linea lì, rischia di perderci la vita. Si fa un fegato così, si ammala. C'è tanta gente che perde la vita. Ma perde di più. Cioè, ripeto, il mondo ha bisogno di tanto di esempi di persone che sanno vivere serenamente in una, che non vuol dire fra gli struzzi, ma c'è già chi comunque gira armato col coltello tra i denti. Io credo che voi qua abbiate stabilito una modalità di vita che è veramente speciale, preservate quello spirito, non facendo la lotta all'inceneritore, ma producendo meno rifiuti possibile. Quando dovranno importare i rifiuti da fuori, è un problema loro, non è un problema vostro. È che arrivano già da fuori. Ma certo, a un certo punto diventerà antieconomico, per forza di cose. Non lo so. Ma sì. O no? Siete qualcuno d'accordo con me o no? No. Nessuno? Io sì.
Sì, almeno quello. No, ma non è che voglio generare consenso, ma io la vedo così, è complicatissima, mi rendo conto. Cioè, la questione dell'inceneritore che parlava la signora, quello di Schio, praticamente si ha tutta la convenienza di farlo fruttare perché lo vogliono fare diventare come una centrale che produce energia elettrica per l'ospedale, appunto questo qua, non di Sant'Orso, quindi cioè, sarà difficile che anche se non produciamo rifiuti qua, li vanno sicuramente a prendere chissà da dove, pure che continui a bruciare. E comunque, cioè, in una serata che ho sentito che ne parlavano appunto i comitati contro questo inceneritore, parlavano anche che c'è un registro di tumori a livello veneto, nel quale però questa zona qua non è nemmeno menzionata, cioè non si capisce perché non l'hanno menzionata, se perché le statistiche e le casualità, le malattie anche cardiovascolari del cancro si massiccia in questa zona qua a colpa di quello, e evitano di aver messo la US di questa zona tra le quelle. Capito? Lì si apre un capitolo ancora, perché come di no, aspettate però, mi siete mai, se voi guardate le statistiche dei tumori in città che hanno delle soglie di inquinamento spaventose, come ad esempio Nuova Delhi, vedrete che sono molto più basse. Cioè le dinamiche della nostra salute sono, noi siamo, non dico che non ci sia un rapporto tra l'inquinamento atmosferico e la nostra salute, ma è un rapporto che è decisamente inferiore al nostro, a quello che il sistema ci fa credere, perché noi siamo stati purtroppo negli ultimi decenni soprattutto portati a non sentirci assolutamente responsabili del nostro stato di salute. Mentre la nostra salute dipende molto di più da come viviamo con noi stessi che dagli ambienti atmosferici. Sono stati fatti dei studi straordinari sull'acqua, la composizione chimica dell'acqua, cambia quando cambia la frequenza energetica. Stiamo parlando di cose che oggi sono rivoluzioni, rivoluzionarie, che sono costate la vita a tante persone, che però stanno finalmente iniziando a forza di lavorare da tutte le parti, stanno iniziando a entrare nelle menti delle persone. Stanno battendo il mito. Cioè, quando Masaru Emoto, che ha fotografato i cristalli dell'acqua, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Masaru Emoto. Sì. Allora, Masaru Emoto è un fisico giapponese che ha fatto degli esperimenti, si è trovato per un caso a fotografare i cristalli dell'acqua a cui ha mandato delle frequenze che sono semplicemente dei messaggi. Tra l'altro potete farlo voi usando il riso. Se voi andate su internet e mettete, se no lo fate, voi prendete un contenitore di riso a cui dite ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, e lo mettete qua, e ne prendete un altro, riso appena bollito, ti amo, ti amo, ti amo, voi ogni giorno andate a dire ti odio a uno e ti amo all'altro, e osservate e li tenete lì, uno farà la muffa in metà del tempo rispetto all'altra, sembra una follia, provate a farlo. Quindi questo vuol dire che l'energia ha un potere maggiore, cioè vince sulla composizione chimica delle cose. Cosa succede quando uno vive in una zona dove sa di essere o pensa di essere minacciato? Lui tutte le mattine si sveglia e si dice io mi sto ammalando, io mi sto ammalando. Siccome noi siamo 92% acqua, e siccome l'acqua trattiene memoria, l'acqua del nostro organismo trattiene la memoria di quella nostra paura. Ci sono delle guarigioni che la nostra cultura ama chiamare miracolose, ma che miracolose non sono, di persone che semplicemente questo
lo sperimentano in positivo nelle loro vite. Per cui, ripeto, non sto semplificando o annullando una questione, perché sicuramente c'è un rapporto tra l'inquinamento atmosferico e la malattia, ma viene aggravata dalla nostra coscienza di essere esposti a qualche cosa che non ci fa bene. Il pensiero più logico da fare, le conseguenze, cioè, proprio perché uno si ammala e l'altro no. Poi appunto vi ripeto, non è una semplificazione, io non dico che bisogna con questo dire va bene a tutto, ma provate a essere un po' gandhiani in questo, no? Gandhi dice sì, il mondo che vuoi vedere negli altri. Sì, il cambiamento che voi avete fatto, dicevo, no, sia il cambiamento che vuoi vedere negli altri, che vuoi vedere nel mondo. Perché comunque la qualità dei nostri pensieri ha un'influenza che è molto più grande di quello che la nostra cultura vuole farci credere. Cioè noi siamo comunque, per essere controllabili, dobbiamo sentirci impotenti, dobbiamo sentire che chi ha il potere di curarci, chi ha il potere di salvarci, chi ha il potere di perdonarci, chi ha il potere di farci stare bene, è sempre qualcun altro. E lì alla forza di aspettare, però poi ci diamo delle mazzate continue, e tanto vale usare quel tempo in attesa, io dico, esercitando, sforzandosi a praticare il pensiero positivo. Io ho guarito, io avevo a un certo punto una cista di 25 cm in un ginocchio. Io sono andata a intervistare un signore che si chiama Roy Martina, e avevo scritto un articolo su uno dei suoi libri, avevo scritto un articolo su di lui, e a un certo punto gli dico: ma veramente, prima di salutarlo io avrei un piccolo problema. Ho il ginocchio che si gonfia e si sgonfia con una fisarmonica. Ho fatto un esame e io ho una ciste che sviluppa una guaina di 20. Cioè, l'ecografo si è messo a ridere, ha detto: io non ho mai visto una cosa del genere. Ho detto: facciamo subito un'infiltrazione di cortisone. Ho detto: ma non ci penso neanche. E lui mi disse: tu visualizza tutte le sere, tutte le mattine, di fare tutto quello che tu non puoi fare con questo problema al ginocchio. Allora, il più grande ostacolo è stato di farmi il film di correre su e giù per le scale, di sedere, cioè me la ricordo ancora a memoria, tutte le sere, tutte le mattine per 2 mesi. Ma io, poi una volta che c'ero, lo facevo con gioia. Io ho impiegato quasi un mese a scontrarmi con: ma che cavolo stai facendo, Cristina? Ma chi se la ma cosa te la racconti? No, ma adesso ti fai, pensi così e poi vedrai che non succederà e poi ci resti male. Cioè, i più grandi nemici siamo veramente noi stessi. Finalmente l'ho fatto. Beh, io ho smesso dopo 2 mesi, io al terzo mese non ho mai più avuto questo problema. Sono tornata dall'ecografo, tra l'altro diceva: finisci questa visualizzazione con l'ecografo che dice: non ci posso credere. Io sono andata dall'ecografo che ha detto: non ci posso credere. Quindi funziona, non è che non funziona. Poi è ovvio che man mano che aumenta il problema, più noi abbiamo paura di immaginare che questo problema è risolto. In verità le forze che si mettono in moto sono sempre le stesse e la possibilità c'è, uguale, ugualissimamente. Tante religioni la chiamano fede, ma esatto, è la stessa identità. Assolutamente, sì. Dai, allora dai, noi vogliamo invece, visto che parliamo sempre di condivisione, queste belle parole, noi vogliamo un contributo da voi, un pensiero a testa di un comportamento, senza un comportamento, o di una, per carità, in positivo e in negativo, perché certo. Adesso non voglio sembrare quella peace and love, hippie e come dire... Cioè, ci sta tutto, però sì, se ciascuno dice qualcosa io sono contenta. Noi siamo contenti. Noi siamo contenti. Dai, parte la resta, un atteggiamento, come gliela mettiamo secondo te? Un atteggiamento... Sono andata a fare la spesa a piedi. Vai. Ecco.
Ecco, con il mio sacchettino. Indossare un abito non stirato. Non mangiare carne, non mangiare animali e prodotti animali, o comunque limitare il consumo perché è assolutamente eccessivo. E condividere le ricette dell'inverno però, perché a forza di patate, rape, cavolfiori, voglio tutte le sue ricette. Fare l'orto. Eh sì, bellissimo, quanto si impara, sporcarsi le unghie. Senza guanti però. Eh sì, assolutamente sì. Aver sempre qualcosa da offrire al mercato, perché c'era una vecchia canzone di Edoardo Bennato 30 anni fa e il titolo era Venderò, e il ritornello diceva presso poco che Raffaele è contento, non ha fatto il soldato ma ha girato e conosce la gente, e mi dice stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. E io la cantavo ma non capivo il significato, ma dopo tanti anni ho visto che se hai qualcosa di tuo, di personale da offrire, qualcosa che produci te, lo puoi scambiare con tanta altra gente che ha qualcosa da darti che tu non puoi produrre. Uno fa i salami, l'altro fa le uova della gallina, tu fai il vino, l'altro fa le patate. Ed è una gara a chi fa più. E a chi fa meglio. E a chi fa meglio. E a chi non fa meglio. No. Altri? Sofia. Io sto sperimentando, ma adesso dico sottovoce. Sì, sì. Beh, ma si può dire, non è mica. Scherzo, era solo perché. Sto sperimentando e funziona. E quindi mi convertirò. Funziona la make-up. Sì, anche la make-up. Funziona per la notte anche quella, è proponibilissima anche alle ragazzine già. Assolutamente. Perché educazione solo. Esatto, esatto. Cioè bisogna anche lì vincere secondo me quella. Cioè una cosa nuova, basta, bisogna soltanto accettare. Nuova però assolutamente sì, è un'esperienza diversa. Senza voler fare polemiche, però no, funziona veramente, è una bella cosa per me, perché i pannolini che siano per grandi o per piccoli sono veramente una bomba micidiale per il pianeta. Quindi sì, sarebbe un piccolissimo gesto, però. Un divieto. Dovremmo metterci una mano sulla coscienza tutti, veramente, per cui. E aggiungo che una bomba vera per il pianeta sono quelle per anziani. E allora, parlavo l'altro giorno con un gerontologo, mentre chi ha partorito conosce gli esercizi Kegel, cioè sa cosa vuol dire dover riprendere il controllo degli sfinteri. Chissà perché uno non lo insegna, cioè credo dai 50 anni in poi, portandosi un po' avanti, bisognerebbe tutti farli tutti i giorni, più volte al giorno. A parte che uno sta meglio, a parte che tutto l'apparato addominale sta meglio. Ma molti si lasciano andare, cioè il lasciare andare, il perdere il controllo, è una cosa che sovente parte. Cioè, è una conseguenza di un lasciare andare interiore di tipo diverso, per cui facciamo chi ha partorito fa un regalo alle persone anche più avanti negli anni a spiegare come semplicissimamente fare questi esercizi, perché con buona probabilità mantiene un controllo che intanto lo fa sentire meglio. Ma la vera bomba ecologica purtroppo sono quelli, cioè moltiplichiamo rispetto al pannolino di un bambino per... Durano molti più anni.
ma non solo durano molto più anni. Cioè io ho tenuto in mano le palline che un certo punto io ho fatto un programma sul design, mi sono trovata incinta quando stavo facendo, avevo diciamo una certa responsabilità e non potevo andare in maternità. Per cui ho fatto un programma sul design, si chiamava In attesa di abitare. Per cui sono andata in una fabbrica di pannolini a vedere come sono costruiti. E ho tenuto in mano quelle palline che sono quelle che si espandono e che fanno sì che uno non stia a contatto col bagnato. La vera bomba per l'ambiente sono quelle palline lì. E in un pannolone sono moltiplicate per n volte, perché poi la quantità di liquido che devono contenere rispetto a un bebè. Quindi ecco, se portiamo veramente di nuovo connettere i punti, no? Uno pensa ai pannolini per bambini, ma il problema poi in Italia, siamo una società gerontocratica, siamo molto più anziani che giovani. Quindi nel ragionare su quale poteva essere, iniziato, ho chiesto a qualche medico, ma voi insegnate questi esercizi? Mi hanno guardato come un UFO. Per cui facciamolo noi. Facciamo veramente un piacere alle persone a cui vogliamo bene. Beh, da noi c'è una donna, una fisioterapista che ha tutta una serie di lauree, così che proprio si è presa a cuore la missione, proprio da questo punto della missione, e fa dei gruppi anche da ospiti in casa, tipo non serve che sia la palestra per forza, che alza i costi, e quindi molto, molto alla portata di tutti. E insegna alle donne proprio, è bellissimo, anche perché insomma c'è tutta una serie di cose proprio a livello proprio di riprendere coscienza del femminile, che è molto importante. Quindi grazie per lo spunto, abbiamo divagato. Qualcun altro che vuole condividere qualche atteggiamento più o meno virtuoso, non ha importanza? O qualche curiosità? Qualche domanda? Ricaricare il cellulare non è comodino, magari in un'altra stanza comodo da dormire, o cercare di tenerlo lontano comunque per le radiazioni. E aggiungo, quando fate una telefonata non avvicinate mai il telefono all'orecchio finché il telefono non è connesso. E neanche quando sei in macchina, perché comunque la macchina ti dà tutta la radiazione addosso e poi bisognerà usare l'auricolare se non chiamate di piacere. E stessa cosa per i PC portatili, soprattutto per gli uomini, evitare di tenerlo qua e mettere sotto un cuscino eventualmente per evitare che le radiazioni Sì, molto importante. E comunque le fiamme attaccato il tempo di carica, perché sennò continua a consumare lo stesso, anche dopo caricato. Sì. Tanti non lo sanno. È vero. Idem la ciabatta. Oltre che è pericoloso attaccarlo la sera di notte perché potrebbe provocare incendi, se qualcuno lo sa qua, sta addosso. È già successo. È già successo. Ah sì, sì. Eh sì, puoi scollegare tutte le utenze di notte. Attaccarlo di giorno. Tranne il frigo. Che si usa. Lasciatelo, lasciamo il frigo. Le mangeri adesso che proprio di cuidato di questo. Sì. Anche se non sono andata a casa sua a verificare. Esatto. Cosa proponeva come alternativa? Ghiacciaia. No. Tra le due porte praticamente d'entrata, tra la porta d'entrata e l'entrata vera e propria d'inverno, sì. Beh, è durato un anno però l'esperimento, da dire. Sì, lo so, ha fatto come Colin Beaver. Una critica. Mi pare che siano discorsi che vanno bene.